fare. Andiamo avanti. Sono questi che ti aiutano, capito? I volontari. Solo passi per buonista. Ma rischi pure da ammalarti. Ma se no cade, chi lo fa? Del resto stiamo in guerra. E questi sono come staffette partigiane. Pensa che a Bergamo, dove la guerra, mo, è proprio guerra. Ne organizza un po' insieme a altri, un amico. Ciao Zoro, qua Chino da Bergamo. L'ultima volta stavamo facendo, mi pare, un qualcosa rispetto alla ramazzata del cerchio magico. Non so se ti ricordi. Tempo fa ero andato a Bergamo a fare un servizio su Alega che rubava. Eh sì, quella. E così sono arrivato a Bergamo. Mi sono trovato una guida del posto. Quella là, di tu così a Bergamo Alta, no? Lui è Chino. Chino è quello. Col gruppo suo, gli Arpioni, hanno fatto un pezzo e sentito la... Ma che Padania, perché loro pensavano che era a favore, quindi ogni tanto per sbaglio all'inizio l'hanno messa. A Radio Padania. Mano sul cuore cantando va pensiero, ti dico è vero, è proprio tutto vero, e quindi, ma che Padania, ma che Padania dai. Ho fatto un po' il turista e sono andato in giro. Ho ripassato la storia del luogo. Bergamo, nome gliel'hanno dato i romani. Porta Garibaldi. Questa è una delle sagome garibaldine fatte in occasione dei 150 dell'Unità d'Italia. Erano sparse per la città. Le abbiamo salvate dal vandalismo leghista, qualche luna. Gica. Avortiamola. Allora, Chino, un applauso a Chino e all'associazione Maite, che lui ha organizzato per tanto tempo ed è un animatore di questa associazione. L'avevo conosciuto in occasione della ramazzata 2012. Sì, quando ci fu il cerchio magico, Maroni, Bossi, quando esatto. Maroni estratto c'era la scopa. Benissimo Salvini, quindi lì ci siamo conosciuti, lui, l'attività della sua associazione, che in questo momento però, che è un momento di guerra vera di Bergamo, ne parliamo, insomma, se ne parla purtroppo in tutti quanti i notiziari, in tutti i telegiornali, come uno dei posti più colpiti in questo momento. Lui e i suoi amici, i volontari di Maite, fanno un'azione di volontariato, cioè portano generi di prima necessità a chi ne ha bisogno, e ci racconta come. Niente, noi siamo qua e stiamo per andare a fare un paio di operazioni di aiuto. Nella fattispecie abbiamo due anziani che non riescono chiaramente a fare la spesa. Stiamo facendo un po' di consegne, che siano spese, che siano medicine, comunque cose che sono alla nostra portata. Adesso stiamo per recuperare delle mascherine che un ufficio del comune ci mettono a disposizione. Come vedete, noi andiamo in giro con una sciarpa dell'Atalanta sul cruscotto della macchina. Di sicuro i giocatori dell'Atalanta, il mister, la società, tutti quanti, ognuno sta facendo la sua parte. A me preme sottolineare che i tifosi hanno fatto molto la loro parte, semplicemente rinunciando ad esempio al rimborso dei biglietti acquistati per la trasferta di Valencia. Si parla di non meno di 40.000 euro che sono stati donati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ognuno che può fa qualcosa, nella misura che può fare. Nel frattempo siamo arrivati in pieno centro a Bergamo, qua è l'area dello shopping ed è un deserto. È arrivato il materiale, cosa ci hai portato? 50 mascherine. Queste qua. Adesso entro venerdì dovrebbero arrivarne parecchie. Di così chirurgiche? No, di quelle serie. Quelle come tu? Sì, funzionerà su base di quartiere in modo da limitare al minimo gli spostamenti, in collaborazione con i vari negozianti di quartiere, in modo che anche lì cerchiamo di ridurre i contatti. Alcuni volontari confezioneranno la spesa e altri la consegneranno. Entro stasera saranno attivate le prime 10 squadre. Alla prossima. Potenti mezzi del comune di Bergamo. È cingolato questo anche? Volendo, sì. Già che siete a Celadina, mi passate in farmacia a comprare un farmaco e vi do tutte le info? Sì. Dove l'ho consegnato? In via Redorta. Manda tutto, grazie. Ciao. Ah, io non te l'ho presentato, lui è Pietro, lui è l'attuale presidente del Circolo Maite, perché quando mi hai conosciuto tu lo ero io. Noi siamo attualmente 85 tra volontari e volontarie, stanno partecipando a questo progetto. La forza è che stiamo lavorando e agendo su tutto il territorio bergamasco. Bisogna tenere conto che a Bergamo tra il 9 e il 13 marzo sono morte 126 persone rispetto alle 13 dell'anno scorso. È una città costantemente in lutto, in cui il lutto è molto faticoso perché non si possono vedere i defunti, non si può fare una cerimonia di commiato, non si può fare nulla. Siamo più di 1000, Zoro, più di 1000 morti a Bergamo. Se ci si lascia andare è un disastro e noi cerchiamo di non lasciarci andare. Ragazzi del Maite. Tu stai facendo un video? Sì. Ah, ma hai chiesto il permesso? No, però sei mascherata. Ma stavo per chiedertelo, non volevo interrompere la naturalezza. Vi spiego, stiamo facendo il video per Propaganda Live, il programma di Zoro sulla 7.
che gli manderemo. Va bene, però adesso ho disturbato il video. No, ma niente, è tutto sincero. Lei è partita da... Mi hai chiesto autorizzazione a... Non è che sto disturbando il video, tutto in 20 secondi. Un applauso ai farmacisti di tutta Italia, in particolare in questo caso di Bergamo, che sono tra quelli di cui si dice sono in trincea. Ecco, questa è una parte della trincea. Vero, no, ma taglierà lui se vuole tagliare, se no è così. No, non ti preoccupare. Allora, no, facciamo famiglia, perché avete le mascherine per quello. Sì, Vera Famiglia, il nome è questo. Credo che vi abbiano chiamato, no? Questo, come sta andando in questi giorni? Altra domanda, per favore. Noi siamo carichi, disponibili, io a bomba, poi fino alle 8 di sera quando torno a casa che li tengo. Mi state facendo questo servizio perché ci state alleggerendo di una cosa che la considero un omicidio, che non riusciamo a muoverci da qua, quindi davvero grazie ragazzi. Grazie, è bello trovare qualcuno che ha il sorriso sotto la mascherina in questi tempi bui. Bello sempre, grazie a voi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Allora, abbiamo incontrato un'altra nostra volontaria, Anna. Sono andata dalle signore che ho visto anche ieri sera a fare la seconda consegna in 2 giorni. Ciao! E si allontana come nel Far West verso il tramonto. È arrivata la mia ora. Chi non ha finito la spesa? Facciamo. Quindi c'è il riconoscimento facciale che non funziona, non so come mai. Anna ha avuto un'esperienza brutta nel frattempo. C'è l'ambulanza che è andata a prendere un signore, suppongo, proprio alla famiglia a cui io stavo portando il saturimetro, che sono appena andata a comprare la farmacia per loro. Perciò suppongo che la consegna non serva e se non supereranno i medici e speriamo vada tutto bene. Già. Ragazzi, grazie. A lei. Cercate di stare bene, naturalmente. Buona giornata. Ci voleva dare 10 euro di mancia, ma li abbiamo rifiutati come li rifiutiamo sempre. Mannaggia noi. I soldi non li faremo mai noi. Io direi che per oggi da Bergamo è tutto e noi cerchiamo di sfuggire alle ansie e alle paure con la grinta che amiamo. Avanti così, sperando che finalmente questo picco sia stato raggiunto e che adesso si vada verso un'uscita. Speriamo, perché... È da Gadet. Per ora pare lunga. Ciao ragazzi, ora è sempre resilienza. Ciao a tutti, un abbraccione virtuale da lontano, poi faremo una grande festa e un gran brindisi. Puoi dire giuro. Per giorni e giorni. Allora, un applauso ai volontari dell'associazione Maide, che nonostante la tragedia vera che si sta abbattendo in particolare su Bergamo, come mantengono una certa resilienza, cercano di tenere alto lo spirito e di aiutare. Della protezione civile ci sono i dati aggiornati città per città. Bergamo da giorni guida, praticamente dall'inizio guida purtroppo questa triste classifica. Oggi è a 5.154 positivi in una città che è circa 120-122.000 abitanti, quindi questa è la proporzione di Bergamo. E può capitare quello che è successo alla volontaria di portare dei medicinali in una casa, di trovarci davanti l'ambulanza e non sapere se quei medicinali appunto saranno ancora... Diego, più o meno necessari, dimmi. Non si capisce perché Bergamo, perché è stato anche detto che c'è stata una Codogno non identificata, l'ospedale di Alzano, poi Nembro, cioè questi paesini dove erano iniziati i primi casi e che non sono stati... Ma comunque tutto questo non spiega quello che sta succedendo a Bergamo e nella Lombardia. Come diceva, ma come abbiamo sentito, i numeri sono spaventosi. Poi è difficile anche un po' raccontarli, come stiamo facendo qui, è difficile, come ha detto anche Marco all'inizio della puntata, numeri che poi sono vite, sono nomi. A me è capitato di fare la conduzione del telegiornale lo scorso fine settimana e sabato in particolare. Ora, parlare di tendenza quando ci stanno persone che muoiono, no, sembra veramente, a me viene la pelle d'oca, no, groppa la gola. Però sabato che... c'era stato il segnale assolutamente in controtendenza di un abbassamento, quindi era orrendo da dire, ma si diceva, ma ho detto, quindi c'è un segnale positivo. Sono meno i morti. Ecco, poi invece il crescendo è ripreso, oggi ci sono stati
in Lombardia i morti che c'erano stati in tutta Italia il giorno prima. Cioè, stiamo con una tendenza, e torno a dire questa cosa, che è spaventosa e andrà avanti, dicono ancora gli esperti, almeno fino a metà della prossima settimana. E quindi stiamo parlando di una che non è inimmaginabile quello che sta succedendo.